tutti ragazzi, avete visto ieri sera è uscito Vieira Moments nelle SBC. Andiamo a vedere effettivamente come sono le statistiche, ma come sempre follow al canale YouTube ragazzi e andiamo in game. Patrizio Vieira, abbiamo un giocatore alto 1,92, in difesa abbiamo un alto come Warcrate, mossa abilità 3 stelle, vabbè, 4 di debole, minimo sindacale raggiunto, ci siamo. Attenzione, 85 di velocità con 86 di accelerazione, scatto 84. Non è rapidissimo, è molto corpulento, quindi sappiamo già come avvierà una garanzia a livello difensivo. Occhio però ai movimenti, occhio anche e soprattutto al tiro. Vabbè, non è un giocatore che ci aspettiamo arrivi sotto porta, quindi un po' ce ne possiamo fregare. Passaggi, se da un lato sono un po' bassi a livello di overall, non facciamoci ingannare, perché abbiamo il cross che abbassa un po' la media. Buono il corto, 92, buonissimo il lungo, 92, ottima la visione che permette a Vieira quindi di essere abbastanza preciso. Occhio però all'effetto, quindi non buttatevi in passaggi un po' troppo, come dire, pericolosi, mettiamola così. Dribbling, ragazzi, purtroppo Vieira è un Marcantonio, 1,92, abbiamo solamente 81 di agilità. Quindi attenzione ai movimenti, non è rapidissimo, non è agilissimo, anzi, non è agile, è molto grosso, molto tronco, mettiamola così, però è molto efficace, quindi attenzione perché da un lato è imponente, è macchinoso, dall'altro però è molto molto performante a livello di comunque di fisico, difesa, eccetera. Ha un ottimo controllo palla, quindi assolutamente la reattività molto alta, quindi un po' va a bilanciare questa agilità o un po' poco efficace, ma poi Vieira, ragazzi, è una garanzia, è inutile che stiamo qua a dirlo. È un giocatore molto molto forte. Difesa completamente automatico, 96 di intercettazioni, fa tutto lui in pratica, no? Quindi no, assolutamente ottimo giocatore. Attenzione, fisico poi vabbè, 94, forza altissima, aggressività idem, insomma, vabbè ragazzi, non ci giriamo attorno. È forte, è fortissimo, assolutamente. Poi Vieira è sempre stato comunque una garanzia a livello di gioco e continuerà ad esserlo. Però dobbiamo fare un ragionamento. Ha senso sbloccarlo in questo momento del gioco? Allora, quanto ci costa l'SBC di Vieira? Vieira ci costa ben, sto guardando prima, cioè due conti. Però, non è assolutamente a buon mercato. Il discorso è, allora, qui ci costa un bel po', qui ci costa 1,5 milioni, 1,6 circa, e vabbè, poi dobbiamo applicarci ombra per aumentare la velocità, vabbè, solito discorso. Quindi però occhio perché abbiamo da bloccare, se partiamo da zero, una bella milionata e 7 di 6 circa di crediti. Quindi sicuramente è un ottimo giocatore, non lo metto in dubbio, ma se dobbiamo davvero andare a bloccare tutti sti crediti, io sono un po' titubante, nel senso che sicuramente è ottimo, ottimo giocatore davvero, ma vale la pena davvero bloccare 1,6 milioni, 1,7 milioni per un giocatore in questo momento del gioco dove siamo dietro praticamente ai tots? Con la stessa cifra, non è che ci compriamo qualcosa di pari o meglio o superiore, sicuramente. Ok, è Vieira, fortissimo, assolutamente. Ma sotto TOTS, io vi direi di avere pazienza. Tanto questa SBC qua dura 90 giorni. Vediamo cosa esce dai TOTS. Da lì poi decidiamo se sbloccarlo o meno. Al contempo vorrei andare a vedere un attimino quali giocatori abbiamo che possono essere molto simili a Vieira come alternativa, anche se non siamo ancora coi tots, però in questo momento sicuramente sul mercato abbiamo dei mediani molto molto forti, tra cui il mio idolo Bellingham. Bellingham è fortissimo, ragazzi, veramente fortissimo. Quanto costa adesso Bellingham? 1,100, quindi è sceso. Ovvio che è leggermente diverso da Vieira come giocatore, ma è molto molto forte. Quindi
Io ci penserei davvero a bloccare 1,6 milioni, 1,7 milioni in questo momento, soprattutto in questo momento del gioco, ragazzi. Fosse uscito 3 mesi fa, vi avrei detto, no, cazzo, sbloccatelo perché è ottimo. Ma ora, con i Tots dietro l'angolo, attenderei proprio di vedere cosa esce. Tanto, ripeto, abbiamo 90 giorni per decidere di sbloccarlo. Siete fan del giocatore, Vieira vi piace a prescindere, sbloccato, perché è fortissimo, non c'è poco da dire. È un giocatore incredibile. Io con quei soldi sinceramente mi comprerei un bel Bellingham e andrei con quello che ho risparmiato a potenziare la squadra. Ma Bellingham piace, quindi bel giocatorino. Ripeto, aspetta di Toz, quindi vediamo un po', magari andiamo un po' a vedere cosa esce e effettivamente poi capire come andare a potenziare le squadre. Al contempo, ragazzi, io ovviamente non posso andare a non citare anche Matheus. Ovvio che sono giocatori diversi, assolutamente. Matteus è più piccolo, non molto, è più agile sicuramente, non tanto però, leggermente più agile. Tratta meglio il pallone, quello sicuro. Quindi pensiamo alle alternative perché comunque ce ne sono. C'è anche chi utilizza Zidane come CDC, che è molto 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 forte, quindi è da valutare anche quello. Dove mi regia, ragazzi? Mi regia. Ragazzi, il discorso è semplice, bloccare 1,7 milione ha poco senso. Andare, facciamo finta che lo fate a zero con tutti i non scambiabili che avete nel club. Aspettate un attimino. Aspettate perché coi Tots magari ci esce qualcosa di davvero figo. E abbiamo 90 giorni per fare Vieira. C'è un tempo immemore. Aspettate, non fatevi prendere dalla fretta. Ce li avete lì nel caso i non scambiabili. Piano piano lo fate, con calma. Aspettiamo appunto cosa uscirà a breve. Che secondo me qualche sorpresa Atomic Heart ce la spara, sicuramente. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete sbloccato o meno. Ripeto, aspettate, non abbiate fretta. Attendo quindi nuovi commenti da voi. Fatemi sapere come se avete sbloccato o meno, come vi trovate, ma sono certo che vi trovate molto bene con questo giocatore. Di conseguenza è un po' scontato l'epilogo, mettiamola così. Come sempre, follow la canale YouTube, mi piace al video, ci vediamo al prossimo filmato. Ciao a tutti!